Gesù e Maria, la terapia di Nuccia, la ricetta. La cosa che mi ha colpito profondamente di lei è stata la pace che provavo ogni volta che io andavo a casa sua. Una donna che sapeva arricchire gli altri. Padre Pio è stata per Nuccia come un padre spirituale, una guida spirituale, e da Padre Pio proprio ha imparato ad accettare la sofferenza e accettarla con gioia. Nuccia Tolomeo è nata nel 1936 di Venerdì Santo, e lei in uno dei suoi scritti dice: per me quel giorno è stato come un giorno di grazia, un giorno profetico. Il Signore ha voluto che io tutta la vita vivessi accanto a Gesù crocifisso per essere una vittima con Lui per l'umanità sofferente. Non comprendiamo la vita di Nuccia se non proprio all'interno di questa comunione con Gesù crocifisso. Non per nulla il Signore poi ha voluto che fosse sepolta proprio nella chiesa del monte, nella cappella dedicata al crocifisso. Oggi parliamo di una figlia spirituale di Padre Pio calabrese, Nuccia, ovvero la venerabile Gaetana Tolomeo. Ho avuto la gioia, direi la grazia, di incontrare nella mia vita Nuccia Tolomeo. Era il 1990 quando io ero parroco a Mater Domini di Catanzaro, quando la cugina di Nuccia Tolomeo mi disse: io ho una cugina che è sempre a letto, avrebbe desiderio di incontrarti, vuoi andare a farle una visita? E portale Gesù. Io andai, e da quel giorno fino alla morte non c'era una settimana che io non andavo da lei. Mi sono subito accorto che era un'anima bella, un'anima innamorata di Gesù, un'anima sofferente ma sempre col sorriso sul volto. La sua casa era sempre aperta, tante persone andavano da lei, e tutte le persone che andavano da lei forse andavano per confortarla, per sostenerla, per farle compagnia, però in realtà queste persone ritornavano a casa con una grazia, con un sollievo, direi con una consolazione spirituale che Nuccia era come il canale della grazia di Dio per queste persone. Gaetana Tolomeo, conosciuta da tutti come Nuccia, è nata il 19 aprile del 1936 a Catanzaro Sala, ma in realtà la data anagrafica è quella del Venerdì Santo di quell'anno, era il 10 di aprile del 1936. Visse per 60 anni. Quella di Nuccia fu una vita semplice, ordinaria, costretta sin dalla nascita ad una forzata inabilità, proprio a causa di una paralisi progressiva e deformante. E l'amore si vuole bene, questa ecco è la più importante, lei poi la sa realizzare con tanto sorriso, è vero? Ecco. Eh?
fa la comunione pure. Diciamo ogni domenica. Ogni domenica. La fanno pure. Mi fa piacere che la fa pure la domenica, venerdì è bello. Anche la domenica, no? È vero? No. Perché è facile parlare, per me. Non lo dire, è vero, eh? Hai visto, Gesù, oh, Signore, Nuccio per noi è un po'. È un po' tutto, ecco. Cioè, da lei partono un po', nel senso, ma sentivo parlare di questa, non l'avevo detto, ma sentiamo. Ma da Nuccia credo, ho detto, ma da Nuccia credo. Perché grazie a Nuccia, insomma, dicevamo ieri, parlavamo con Franco, se tante cose ci vanno bene, grazie alle sue preghiere. Beh, allora sono più contento io oggi, così per me aiuta un po' di più, eh? Prega per me. Ah, vabbè, allora perciò c'ho tanta forza nei momenti, perché anche il vescovo c'ha tanti momenti brutti, brutti dico di sofferenza, vero, no? Tutti, fisici, spirituali, però poi ecco il Signore, esatto, però c'è qualcuno che ce la merita, è vero. Una persona sempre sorridente perché era piena di Dio, amava la vita. Una vita che era spesa per gli altri, anche se umanamente, secondo certi criteri economici, era una vita spenta, una vita perduta, una vita senza senso, una vita che non era vita. Eppure lei amava la vita e diceva: il Signore mi ha voluto così. Io quando andavo, per lei era come se incontrasse il Signore. Le portavo Gesù Eucaristia, ogni volta lei si voleva sempre confessare e subito dopo si raccoglieva in preghiera, adorava quel Gesù che aveva dentro di sé, che era il segreto della sua vita. Lei, una volta che è incontrato nel 1993 Federico Quaglini, in quella circostanza ha fatto diversi messaggi. Questi messaggi sono tutti presenti nel sito dedicato a lei. In uno di questi messaggi, precisamente del 10/2/1995, lei dice: in me, debole creatura, opera ogni giorno la potenza di Dio. Soffro molto. A questo terribile male Dio ha risparmiato la mia intelligenza. Mi ha fatto scoprire la felicità di esistere, di amare la vita e gioire. Pur non avendo le gambe per camminare, mi ha fatto attingere alla sapienza divina e senza rendermene conto sono molto attenta ai bisogni degli altri. Molti sono coloro che vengono a trovarmi. E a tutte queste persone dava quel messaggio: Gesù, Maria, sono la risposta a tutti i mali della vita. Ecco chi era Nuccia. Fin dalla sua nascita ha avuto difficoltà a camminare per una malattia. Neurologica, per cui seduta su quella sedia ha vissuto tutta la sua vita come pregando, leggendo in un modo particolare la Bibbia, nutrendosi di vita spirituale. Verso i 16-17 anni andò a Lourdes e lei scrive in un suo diario che ritornando da Lourdes lei si era offerta vittima a Gesù per l'umanità sofferente, vittima. Lei tante volte era malata di bronchite, broncopolmonite, per cui per mesi interi lei è sempre stata là in quel letto. E in quella circostanza lei si rivolgeva a Padre Pio, la famiglia si rivolgeva a Padre Pio, mandavano un telegramma e Padre Pio rispondeva. Noi abbiamo due telegrammi in cui si dice che Padre Pio prega per la malata e subito dopo, come arrivavano questi telegrammi, dicono i testimoni
Nuccia guariva in un modo prodigioso. Padre Pio è stata per Nuccia come un padre spirituale, una guida spirituale. La sua spiritualità è tutta innestata proprio sul tema della sofferenza. Come Padre Pio ha avuto impresso nelle sue carni le stimmate di Gesù, anche lei in un modo invisibile viveva questa partecipazione a Cristo crocifisso. E lei era felice, dice: il Signore mi ha dato nel suo testamento spirituale come servizio speciale il mistero del dolore. Era felice perché questo era il progetto di Dio su di lei. Non ha mai detto al Signore che quale peccato ho commesso, perché tutta questa disgrazia, ma il Signore usava Nuccia per il suo progetto di amore. E quando si rivolge a Dio e gli dice: Signore, qual è il senso della mia vita? Lei trova un grande conforto conformandosi a Gesù crocifisso. La fede è l'unico frutto della mia vita, un fiore prezioso, alimentato nel silenzio dalla parola e profumato dall'acqua della grazia mediante i sacramenti e la preghiera. Tu, Signore, non permettere che esso vada perduto. Consegnalo per me ad altri fratelli, perché si propaghi come fuoco nel mondo per la salvezza delle anime. Desidero poi salutare la natura, sfogliare per l'ultima volta il grande libro della vita, che mi ha sempre parlato della potenza, della grandezza, della bellezza, della sapienza e dell'amore di Dio. Concedimi, Signore, di vagare un po' nella natura per sentire ancora l'odore dell'erba e il profumo dei fiori. Fammi stupire ancora una volta dinanzi ad un cielo stellato, ad un nido di rondini, ad una farfalla. Voglio abbracciare in uno sguardo pieno d'amore il tuo creato e benedirti, ringraziarti per ogni cosa, opera delle tue mani. È veramente commovente sapere che tu, Padre buono, abbia fatto tutto per amore dell'uomo, tua creatura prediletta, e a lui tutto abbia donato e assoggettato l'universo. Grazie, Signore, per tanta tenerezza. Da queste testimonianze si evince la grande profondità, l'autenticità, ma soprattutto la ricchezza spirituale del messaggio cristiano della venerabile Nuccia Tolomeo. Sorridete sempre e ricordate che ogni volta che sorridete, io sorriderò con voi. Vi abbraccio e vi benedico nel nome del Signore Nuccia. Ogni volta che avete bisogno di me, mi troverete fra i vostri ricordi. Ho conosciuto Nuccia negli anni Ottanta, fine degli anni Ottanta. La cosa che mi ha colpito profondamente di lei è stata la pace che provavo ogni volta che io andavo a casa sua. Lei aveva un sorriso bellissimo che riservava a tutti quelli che andavano a trovare, e questo riempiva il mio cuore di gioia. Io non vedevo l'ora di andare da lei. Lei diceva sempre: tu sei la mia amica del cuore. Il fatto che sia stata, insomma, davvero un'amica me lo ha dimostrato nella sua assistenza continua che aveva nei miei confronti. Vogliamo ascoltare la testimonianza di Rita, che Nuccia definiva l'amica del cuore. Era una ragazza che conosceva e incontrava spesso Nuccia, ma il dono più grande per intercessione di Nuccia è arrivato dopo la sua morte. Dopo la sua morte continuava ad avere un dialogo bellissimo con lei.
ho avuto un'esperienza molto brutta nel 2015. Stavo uscendo da scuola perché insegno e non riuscivo a mettere la marcia indietro all'uscita. Ho provato ad andare avanti, a mettere la prima, a tornare indietro, niente, ero arrivata quasi al muro. Chiamo mio marito, dico: guarda Michele, la macchina mi si è rotta, io non riesco a mettere la marcia indietro. Dopodiché viene mio marito, controlla la macchina, dice: Rita, la macchina va benissimo, non ha nulla. Qualche giorno prima notavo nella presa un qualcosa di strano e allora sono andata dal medico il pomeriggio, era il 29 aprile, il medico mi ha detto: è il tunnel carpale, non ti preoccupare, non è niente. Dopo due giorni però si ripresentano questi sintomi, io ero a casa perché era sabato e quindi di sabato io non lavoro, sono uscita e vedo che la mano si era fatta completamente scura. In ospedale sono andata il pomeriggio del sabato, dopo insistenze della mia amica Anna mi ha detto: no, devi andare da un neurochirurgo. Sono andata dal neurochirurgo, mi ha fatto fare un attacco urgente e poi praticamente da lì hanno diagnosticato una massa che premeva sul lato sinistro del cervello, dice: una cosa grave, deve essere sicuramente operata. Io praticamente ero molto molto confusa, addolorata, spaventata, anche per come mi avevano dato la notizia. Dico: Michele, ho visto mio marito sbiancare, dico: non ti preoccupare, andiamo a casa, stai tranquillo. Dice: no, no, assolutamente no, mi ha detto il medico, tu non puoi andare a casa, ti vengono le convulsioni. Quindi lì ho preso coscienza che era qualcosa di grave. E da lì, insomma, il ricovero in ospedale al Pugliese, accertamenti, risonanze, TAC, che confermano questa diagnosi. Quando io sono stata ricoverata in ospedale, il 2 maggio del 2015, era sabato e la mattina successiva, domenica, io sono andata a messa che era presieduta da Padre Pasquale e ho raccontato quello che mi avevano detto. Dico: Padre Pasquale, portami qualcosa da leggere perché io, sai, mi sento troppo sola, troppo sfiduciata. E Padre Pasquale mi porta questo libro, l'ultimo che aveva fatto stampare di luce. Io non sapevo nulla, che lui aveva preso uno stralcio della lettera che lei mi aveva scritto e riportava queste parole. E all'amica Rita Rocca dice: anche se ci sono nuvole nere, ricorda che c'è sempre un pezzo di cielo più azzurro per poter sperare. Era un pomeriggio particolare e quindi io ho detto: Nuccia, ma che mi vuoi dire? Tu, questo è un messaggio di speranza, cosa mi vuoi dire? Che mi stai dicendo? È bellissimo quello che mi dici, perché proprio adesso? Perché in questo momento particolare della mia vita? Ne ho parlato con Padre Pasquale, abbiamo chiesto l'intercessione: Gianuccia, aiutaci insomma in questa esperienza. E quindi da lì poi lei, ho sentito molto la sua vicinanza, molto. E dopodiché decidiamo di andare a Milano, all'Istituto Neurologico Carlo Bessa di Milano. Abbiamo preso un appuntamento col professore Franzini, anche lui ha confermato questa diagnosi. È una brutta lesione, deve essere assolutamente operata. E io dovevo essere operata il 18 maggio del 2015. La notte che sono partito per Milano, quando mia moglie appunto era ricoverata al Pugliese, sono partito a portare, sono andato alla Besta dal professor Franzini per portare questo dischetto, questo DVD della risonanza. E durante la notte, durante il viaggio, mio figlio Marco me l'ha detto subito dopo la visita che abbiamo fatto al professor Franzini, ha avuto la percezione, ma la sicurezza, che Nuccia era seduta vicino a lui. Lo dico perché
Marco non aveva motivo per poter magari pensare, in un momento particolare ci si può anche pensare, però ha sentito fortemente questa presenza. Dopodiché, insomma, il giorno prima, il 17 maggio, mi fanno una risonanza anche lì di controllo. Io però mi avevano fatto delle cure di cortisone a Catanzaro e io il giorno prima di partire per Milano faccio un sogno. Sogno, non riuscivo a dormire perché mi avevano fatto tanto di quel cortisone. Stranamente, di pomeriggio mio marito mi ha detto: Rita, vai a dormire perché domani partiamo, avrai una brutta giornata, stancante. E io ho fatto un sogno, ho sognato una sala operatoria, io stesa sul lettino, i medici, una bella equipe di medici, e poi c'era Nuccio insieme a loro. I medici avevano i camici bianchi, quello di Nuccio era sfolgorante, io non riuscivo a guardarlo. E lei aveva i capelli sciolti, lunghi, e annuiva tutto quello che facevano i medici. Dopodiché io mi ritrovo nella corsia d'ospedale e avevo la testa fasciata e viene un infermiere, mi dice: signora, cosa ha fatto lei alla testa? Dico: come cosa ho fatto? Sono stata operata. E chi l'ha operata? Mi ha operato il dottore Franzini, la sua equipe, c'era Nuccia. Nuccia, chi è Nuccia? Io dico: Nuccia come San Ciarbello. E mi sveglio, vado in cucina e racconto a mio marito il sogno. Dico: Michele, se andiamo a Milano e non mi operano, se non mi trovano niente. Lui mi guardava, sa, come si guarda qualcuno che avesse perso la ragione, il senno. Dice: la malattia, Rita, purtroppo. Cioè, perché mi dice così? Lui era addolorato. Cioè, io cosa devo dire a lei? Dico: Michele, non mi guardare così, io ho sognato Nuccia e ho sognato e ho raccontato il sogno. Lui era felice di questo e Marco, mio figlio, mi ha detto: mamma, io sono sicuro di questo. E il giorno prima dell'intervento, quindi il 17 di maggio, mi fanno la risonanza. Il pomeriggio viene la dottoressa per farmi il consenso informato, non le dico le notizie brutte, cioè, sa, questo tumore è posizionato nella corteccia cerebrale, è molto brutto, non sappiamo come, se riusciamo ad operare, non sappiamo i danni che facciamo, dobbiamo fare un intervento a paziente sveglio perché non sappiamo dove andiamo a colpire, il cervello è una cosa. Io ero spaventatissima e dico a mio marito: dico, ma tu non mi hai detto tutta la verità, tu mi hai detto che mi operavano così. Lui è scappato via dalla stanza insieme a mio figlio, era molto pure lui spaventato. E in quel momento, praticamente dopo un po', viene un infermiere, cioè: da domani, signora, lei è a digiuno, mangi qualcosina. Io ero proprio, avevo lo stomaco chiuso, avevo una flebo. E dopo un po' io mi rivolgo a Nuccio e dico: guarda Nuccio, io ho una paura incredibile di questo intervento, aiutami perché sono proprio angosciata. Dopo una mezz'oretta viene la dottoressa che aveva fatto prima il consenso informato, dice: signora, la vuole vedere il professore Franzini. Sono andata insieme a mio marito e mio figlio e lui dice: signora, guardi, sto vedendo la risonanza di Catanzaro e quella che abbiamo fatto ieri qua. E dice: il quadro è cambiato, io non so se a questo punto cosa facciamo, voglio un consulto con il neuroradiologo, io non la opero, signora, si tenga pronta, non per, sa, per le 8 come era previsto l'intervento, per le 10:30, io però voglio questo consulto perché sta succedendo una cosa strana, non è l'edema, dice, che si restringe, è la massa. L'edema lo posso capire, lei ha fatto del cortisone, potremmo, la massa, dice, qua non si è mai verificata una cosa del genere. La mattina alle 7 il professore Franzini era già lì con la sua equipe, viene la dottoressa che era venuta la sera prima, mi dice: signora, stiamo andando a fare un consulto con un neuroradiologo, stia calma, stia tranquilla, le facciamo sapere. Io ero lì, insomma, agitatissima, anche perché avevo passato una nottataccia proprio brutta. E quindi alle 10:30 viene un infermiere, dice: signora, le caccio questo digiuno dal letto perché per oggi non la operano. Dico: come? Dice: sì, non la operano. È venuta la dottoressa, dice: guardi, anche il neuroradiologo è d'accordo con noi, e non la operiamo. Io ero felicissimo ovviamente per questo.
dopo una mezz'oretta arriva il professore Silvani, che era il primario della neurologia, mi ha detto: signora, guardi, le stiamo preparando un letto, la trasferiamo di reparto, non più quindi alla neurochirurgia, alla neurologia, dobbiamo fare una serie di indagini perché vogliamo capire cosa è successo, cosa è stato. È stata una infiammazione fortissima, è una sclerosi multipla o un miracolo? Io quando mi ha detto un miracolo, ovviamente ho ricordato immediatamente il sogno di Nuccia, sa, mi sono emozionata tantissimo. Da lì abbiamo fatto sempre dei controlli, l'ultimo controllo è quello che ho fatto il 29 giugno, il professore Silvani mi ha detto: signora, questa cosa si è ulteriormente rimpicciolita, al suo posto c'è una cicatrice. E questa è la risonanza che ho fatto lì, quando poi hanno deciso di non operarmi più. Ma allora qual è il segreto di Nuccia Tolomeo? Lo rivela proprio lei stessa in un messaggio 2 mesi prima della sua morte, rivolgendosi proprio ai giovani di Sassari. Sono Nuccia, ho 60 anni, tutti trascorsi su un letto, il mio corpo è contorto, in tutto devo dipendere dagli altri, ma il mio spirito è rimasto giovane. Il segreto della mia giovinezza e della mia gioia di vivere è Gesù. Alleluia. Essendo cresciuto nel rione dove Nuccia abitava, ne sentivo parlare già da piccolo. Nuccia, mi sono reso conto che era una donna formidabile, nel senso che a vederla in quel modo magari pensavi di potergli dare tu un conforto facendole visita, e invece ne uscivi fuori arricchito dei suoi pensieri, della sua presenza. Una donna piccola che aveva questa malformazione che poi col passare del tempo è diventata anche una sofferenza e più di una sofferenza, ma lei aveva questo dono del sorridere, di darsi a Gesù nella totale serenità, anche in momenti davvero difficili. Nuccia ha segnato il mio cammino perché ci si confrontava, io mi occupavo anche di calcio con i ragazzi, o anche di canto, e quindi lei mi diceva sempre: mi raccomando, fai sempre in modo che emerga l'amore verso tutte le cose, in modo particolare su Gesù, stai vicino a questi ragazzi perché non si perdano, perché nessuno vada perduto, è solo insegnando l'amore e che tu puoi arrivare a far sì che questi ragazzi hanno un cammino sano. Con mia moglie portavamo anche i ragazzi da Nuccia, e Nuccia se li coccolava, pregava per loro come pregava per tutti, ed era un momento di gioia, era un momento davvero del divertimento, e lei, nonostante si poteva anche intuire la sofferenza, lei invece la bypassava, aveva un'aria e una luce che era veramente particolare, una donna che sapeva arricchire gli altri e anche i bambini, anche i miei figli. E quando magari si parlava andiamo da Nuccia, in genere magari si può essere pure timorosi verso una figura fragile così come lo era lei, e invece i miei figli andavano volentieri, andavano, si affidavano, era, non lo so, era un bel rapporto che c'era con Nuccia. Non piangete per la morte del corpo, ma per il peccato dell'umanità, e adoperatevi per la pace attraverso la gioia e l'amore di Cristo Gesù.
Pregate e ringraziate il Signore anche per me, perché egli ha visitato la sua umile serva e l'ha trovata degna della sua grazia, della sua misericordia. Lei era molto amica di Natuzza. Natuzza è stata anche a casa sua. Verso il 1970 Nuccia a Natuzza, che era in casa sua, le chiede cosa vuole il Signore da me, e Natuzza prende alcune garze, le mette sul petto e con caratteri di sangue appare un ostensorio e due anime prone davanti a questo ostensorio. Ecco quello che il Signore vuole da te, ecco quello che il Signore vuole da me, dice Natuzza, che noi siamo anime eucaristiche, con Gesù sulla croce offerte, immolate, ed essere in questo modo strumento di salvezza con Gesù per tante anime. E Nuccia scrive in una delle sue testimonianze, dice: il Signore ha voluto che io fossi vittima d'amore per l'umanità sofferente. Ecco quello che ha dato significato alla vita di Nuccia. Gesù e Maria, la terapia di Nuccia, la ricetta. A lei si rivolgevano tantissime persone, drogati, mamme disperate, persone sole, persone che non avevano nessun senso nella vita. A tutti diceva: guardate Gesù, affidatevi a Lui, in un modo particolare i carcerati. Nuccia si è messa in rapporto con almeno una decina di carcerati e aveva un rapporto epistolare. A tutti diceva: oltre le sbarre c'è una libertà, la libertà ve la dà Gesù. Nuccia è stata anche un vero e proprio strumento di evangelizzazione attraverso quelli che erano i mezzi di comunicazione dell'epoca, come la radio. Ecco, la grande collaborazione con Radio Maria e in particolar modo con un giornalista, Federico Quaglini, nella trasmissione Il Fratello e nella rubrica Beati gli Ultimi. Nuccia dettava dei messaggi che lei scriveva sempre con cura, poi li leggeva il sabato notte a Radio Maria. E sono ancora oggi questi messaggi un vero e proprio tesoro, ecco, un tesoro di spiritualità e di mistica. Si rivolgeva a tutti attraverso questi messaggi, soprattutto a quelli che erano i fratelli reclusi, ai sofferenti nel corpo e nello spirito, alle prostitute, ai giovani nelle discoteche, ai drogati, alle famiglie in difficoltà, ai carcerati. Era il 1993 quando la responsabile dei gruppi di preghiera di Padre Pio, Maria Spasari, a Federico Quaglini, che era uno dei conduttori di Radio Maria, che era venuto qui a Catanzaro, dice: c'è una disabile che vorrebbe tanto incontrarti. E Federico ha trovato un momentino per andare a trovare Nuccia. Da quel giorno è iniziato questo rapporto con Radio Maria e non c'era mese che Nuccia non scrivesse e dettasse il suo messaggio, rivolto soprattutto ai giovani, agli anziani, alle persone sole, ai carcerati. Era una rubrica Beati gli Ultimi e Nuccia, che era una degli ultimi, dava un messaggio di conforto e di speranza agli ultimi. Dopo di allora, centinaia e centinaia di persone che avevano conosciuto Nuccia attraverso la radio le telefonavano a casa, e io ogni volta che andavo a trovarla sempre c'erano quelle 3-4 telefonate da tutta Italia e anche da fuori Italia, che chiedevano a Nuccia preghiere, conforto, un consiglio, e lei con la sua flebile voce a tutti dava la sua risposta, una risposta attenta, una risposta non fatta di paroloni, ma fatta soprattutto di fede e di preghiera. Con moltissime di queste persone anche si era messa in relazione epistolare, e con Nuccia attraverso la penna, attraverso il telefono,
è stata un'apostola, un'apostola di Dio. Mentre prima per 57 anni è stata sempre chiusa in quella sua casa e viveva un apostolato spicciolo con le persone che andavano da lei, in un modo particolare nel 1980 c'era un gruppo folk che aveva trovato in casa di Nuccia la loro sede. E a tutte queste persone, a tutti questi giovani, Nuccia era come una guida spirituale, una consigliera spirituale. Ecco, preghiera, consiglio, presenza, penna, telefono, una comunicatrice, sì, una comunicatrice anomala, dice Federico Quaglini, ma una comunicatrice efficace. Nuccia era una donna che pregava tanto, soprattutto col rosario tra le mani, anzi, lo teneva permanentemente legato alla sua mano, al suo braccio, al suo polso. Pregava con l'adorazione eucaristica, con la Via Crucis, la lettura continua della parola di Dio. Ogni volta che andavo da Nuccia la vedevo sempre con il rosario tra le mani. Tutte le foto che io ho raccolto fin da piccolina, sempre con il rosario tra le mani. Ecco, la chiamava l'arma. E questa espressione, l'arma, l'aveva proprio mutuata da Padre Pio. Sì, aggrappata al rosario, lei trovava serenità, sicurezza, fiducia. Nuccia era devotissima di Padre Pio, abbiamo anche qualche foto con la figura di Padre Pio tra le braccia. Questa devozione a Padre Pio risale agli anni 50, lei è nata nel 36, negli anni 50, quando nella sua giovinezza, non poche volte lei era malata di broncopolmoniti e in quella circostanza i suoi genitori mandavano sempre un telegramma a Padre Pio invitandolo a pregare per Nuccia, per la sua guarigione. E sempre Padre Pio rispondeva a questi telegrammi assicurando la sua preghiera. Dicono i testimoni che dopo che si riceveva questo telegramma, quasi in un modo prodigioso, Nuccia guariva. La sua devozione a Padre Pio è stata tutta la vita. Perché? Perché ha trovato in Padre Pio un pochettino come il modello cui fare riferimento per vivere la sua sofferenza all'interno del mistero pasquale di Cristo. Morire con Cristo per risorgere con Cristo. La coscienza di partecipare a questo mistero dava a Nuccia una gioia straordinaria. E quella gioia non era legata né al benessere fisico, né al benessere economico, né al benessere della salute, ma era soprattutto legata a questa convinzione di fede. Il Signore mi ama e mi ama attraverso la sofferenza. E da Padre Pio proprio ha imparato ad accettare la sofferenza e accettarla con gioia. In due suoi messaggi Nuccia a un certo momento parla della gioia nella sofferenza. C'è gioia nella sofferenza, perché la sofferenza ci mette nel progetto di Dio. Nuccia è anche legata a Padre Pio perché? Perché era una figlia spirituale di Padre Pio e la responsabile dei gruppi di preghiera della Calabria, Maria Spasari, l'ha fatta conoscere a Federico Quaglini. Sempre la stessa Maria Spasari, un anno prima che morisse, ha accolto il testamento spirituale di Nuccia. Possiamo dire, senza questa responsabile, forse non avremmo noi questo capolavoro spirituale, il capolavoro del testamento spirituale di Nuccia. E come Padre Pio si era immolato per l'umanità sofferente, anche Nuccia scrive, e questa preghiera è stata letta proprio su Radio Maria, proprio la stessa sera delle esequie di Nuccia. Mentre io soffro e offro, tu Signore guarisci, operi liberi. O Signore, tu non mi hai chiesto grandi cose, ma mi hai chiesto semplicemente di amare e di soffrire. Eccomi, Signore. Questa è la vita di Nuccia, alla luce della spiritualità di Padre Pio, una vittima d'amore per l'umanità sofferente.